concetto che è emerso poco fa, che dice così, che siamo di fronte ad una sorta di bivio tra una mutazione genetica e una evoluzione possibile di una missione storica. Ecco, ce la, ci prova a, a guardare dentro a questa immagine. Penso che la sfida, l'ha detto molto bene Luca, è innanzitutto una sfida personale, no? È la sfida della, oggi noi ci piace molto questo termine, della generatività, no? Della fertilità economica. Qui vedo un bel libro, La fertilità del denaro. Cioè, guardate che cioè, ci può prendere lo sconforto ogni tanto e dire no, ma il mondo va così, eccetera. A parte il fatto, io personalmente sono molto ottimista, ma ho una distorsione enorme, perché tutti quelli che vogliono fare qualcosa di diverso mi chiamano. E quindi per me esistono, ne vedo tantissimi, quindi il mio mondo è fatto al 99, ma però vi dico anche che ce ne sono tantissimi. Ieri, per fare un esempio, parlavamo, per dirvi quanto sta cambiando il mercato in questa direzione. Noi abbiamo un'indagine Nielsen che ci dice che il 67% delle persone intervistate nel mondo vuole lavorare in un'azienda socialmente responsabile. Le aziende responsabili non sono un accidente della storia destinato a finire quando il mercato diventerà perfetto e quando le istituzioni saranno perfette, cosa che non accadrà mai, ma sono la risposta all'esigenza più profonda dell'essere umano. E quindi il mondo si sta riempiendo, si sta popolando di cooperative, di imprese, di cooperative sociali di tipo A, di tipo B, di associazioni, si sta strapopolando di anche di aziende che devono tener conto della responsabilità sociale, o perché le istituzioni diventano più severe su alcuni temi, clima, eccetera, o perché i cittadini le incalzano col loro voto col portafoglio, che è un altro mio cavallo di battaglia. Ieri era un altro convegno a Pordenone con l'ABS, Acciai Speciali, il vostro territorio, e lei diceva che i loro, e che lavora in un settore dove è difficilissimo il voto, perché non vende cioccolate, non vende caffè, ma diceva che le aziende tedesche comprano il loro acciaio non lo comprano più se loro non hanno una serie di certificazioni ambientali e sociali, perché poi a loro volta devono dimostrare questo ai cittadini. Quindi attenzione, forse magari se guardiamo la televisione non ci rendiamo conto, ma il mondo sta cambiando. La finanza etica, che è una delle grandi opportunità di essere differenti dei crediti cooperativi, di tutti quelli che vogliono essere differenti, oggi si parla in Europa di 40% di fondi di investimento che votano col portafoglio. E il Montreal Pledge, che è la scelta dei fondi di investimento di misurare l'impatto di carbonio e spingere le aziende a decarbonizzare, è una scelta che è stata fatta da 3 trilioni di dollari di fondi, 3 mila miliardi di fondi di dollari. Io ci sono dentro questi processi, ho visto le suore americane, no, del DCCR affrontare il general manager della Ford e dirgli tu, diciamo, io sono fiero della Ford, ma tu devi fare di più per il clima. Quindi certe cose, e ho visto multinazionali scongiurarci di non presentare mozioni in assemblea, mozioni minoritarie, ma che comunque avrebbero intaccato la reputazione dell'azienda. Quindi il mondo, se non ce ne accorgiamo, sta cambiando perché noi stiamo imparando ad usare un certo potere, una cosa, e abbiamo tutti gli strumenti per fare queste cose. E le aziende che vanno in questa direzione, è vero che hanno dei costi, è vero che hanno una difficoltà maggiore, è vero che si creano degli ostacoli, ma hanno anche dei benefici potenziali. Sono aziende che minimizzano i conflitti con gli stakeholder. Ieri con gli acciai parlavamo della West Alpine, che produce al centro di Linz, e ABS mi diceva, noi abbiamo quel modello lì, non abbiamo il modello ILVA. Sappiamo che essere socialmente responsabili alla fine vuol dire fallire, vuol dire andare incontro al conflitto con gli stakeholder. Quindi la reputazione, quindi la motivazione intrinseca dei dipendenti. Nelle organizzazioni al momento ideale, una remunerazione importante che tutti gli stakeholder sono disposti a fare per quell'organizzazione qualcosa in più rispetto a quello per cui vengono pagati. Cioè un'organizzazione al momento ideale vive anche di attività volontaria degli stakeholder. E chiaramente è una posta in gioco che si raggiunge quando la motivazione ideale c'è, nessuno va a fare il volontario per Goldman Sachs, però magari per un'organizzazione, se non spera ovviamente di essere assunto, eccetera, eccetera, ma molte altre organizzazioni hanno una quantità impressionante di contributo volontario da parte dei soci, da parte dei lavoratori, da parte di tutti. Quindi ripeto, la questione c'è, e concluderei dicendo la sfida
In parte, diciamo, questo elemento di gratuità e di dono, e qui voglio fare un plauso al Friuli Venezia Giulia, l'avete avuta anche voi entrando in questo progetto, perché diciamocelo chiaramente, le BCC del Friuli Venezia Giulia sono la parte migliore del sistema come dati sulle sofferenze, quindi entrare in questo, in questa logica vuol dire entrare in una logica di cooperazione, di dono e di condivisione anche con realtà che sono più in difficoltà, e questo vi fa onore. Concludo dicendo due cose. Uno, l'intelligenza collettiva funziona, mi viene in mente questo, cioè ritorno alla, e questo è importante per il governo, è importante per le parti sociali, cioè c'è una somma delle parti, la famosa sintesi hegeliana, che è superiore alle parti, ma questa somma delle parti si raggiunge solamente se si mettono in moto dei processi collettivi come questo che ha portato a questa riforma, che sono dei processi più lenti, sono dei processi più dialettici, ma alla fine l'operazione dell'intelligenza collettiva funziona, perché emergono le varie posizioni, i vari punti di vista di chi vede la realtà da posizioni diverse e si fa una buona sintesi. Quindi spero che si userà sempre questo approccio, come per esempio si sta facendo anche sul terzo settore, eccetera. L'ultima cosa, anche personalmente, questa sfida della fertilità e della generatività la dobbiamo cogliere, perché è da questo che dipende anche il successo della nostra vita. Vi dico un dato impressionante, sapete che io studio la felicità, eccetera. Noi abbiamo adesso un banca dati di 50.000, di 200.000 europei dai 50 anni in su. E un dato impressionante è che c'è un dato che ci chiediamo alle persone quanto pensano che la loro vita abbia senso. Quindi senso della vita, soddisfazione di vita, eccetera. Allora, le persone che dicono che la loro vita non ha tantissimo senso hanno una probabilità del 20% superiore di mortalità. Quindi la sfida del senso della vita è una sfida drammaticamente importante. L'uomo è un animale che deve vivere in condizioni di ricchezza di senso, e la ricchezza di senso è fondamentalmente nella fertilità. La fertilità è una cosa diversa dalla massimizzazione del proprio tornaconto personale, vuol dire riuscire a fare qualcosa che crea figli, è una fertilità, diciamo, diretta, indiretta, eccetera. Allora, la vera sfida come esseri umani nostra, anche alla nostra salute, è quella della fertilità, e questa sfida ce la giochiamo spesso grazie anche alla possibilità di lavorare e operare in organizzazioni che cercano di costruire questa fertilità sul territorio. Quindi ecco, il mio augurio è che questa sfida, sia individualmente che come organizzazione, riusciamo a vincere. Io personalmente sono fortunato perché lavoro sempre in questo settore, quindi vedo sempre cose bellissime, e vi auguro anche a voi di esserne parte. Grazie.